Nel video precedente vi ho parlato della missione Dragonfly su Titano, un satellite di Saturno. Mi sembra interessante presentarvi un'altra possibile futura missione su un altro corpo celeste altrettanto interessante come Titano, cioè Europa, una luna di Giove. Anche Europa potrebbe ospitare la vita, ne ho già parlato in altri miei video e ci sono delle nuove notizie su cui vale la pena soffermarsi. Già si era a conoscenza della presenza di un oceano salato nelle profondità di Europa, fin dalle analisi delle sonde Voyager e Galileo, ma si pensava che fosse ricco per lo più di solfato di magnesio, quindi non molto compatibile con la vita biologica così come la conosciamo. Ora, nuovi studi hanno dimostrato che negli oceani di Europa c'è cloruro di sodio, sì, proprio il sale da cucina che usiamo quotidianamente. E quindi questo oceano potrebbe somigliare ai nostri mari più di quanto si possa credere. I ricercatori del centro di ricerca Glenn della NASA stanno così lavorando ad una nuova missione, l'Europa Lander. Gli scienziati hanno pensato a come fosse possibile creare una sonda in grado di trivellare la crosta ghiacciata superficiale e raggiungere l'oceano di Europa. Gli studi hanno così dimostrato che un simile rover può funzionare solo nel caso in cui sia dotato di un reattore nucleare o comunque di una fonte di calore ed energia che servirebbe per velocizzare la trivellazione e la raccolta di campioni dell'acqua oceanica congelata di Europa. Questa sonda scaverà un tunnel lungo circa 15 km ed effettuerà alcune esplorazioni nell'acqua di Europa per cercare eventuali colonie di microrganismi. Stando agli attuali progetti della NASA, questa missione potrebbe essere operativa intorno al 2023. Le autorità statunitensi non hanno ancora approvato la versione definitiva del progetto, ma hanno stanziato circa 195 milioni di dollari per portarlo a termine. Naturalmente la strada è ancora lunga, necessitano molti studi, la missione è estremamente complessa da realizzare e a quanto pare i 195 milioni di dollari per il momento non bastano. Comunque staremo a vedere e speriamo realmente si possa realizzare una missione simile. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.